Canal Jimmy presenta C'è un pirla per te con Mario De Filippo. Questa sera abbiamo una storia veramente strappalacrime. Un ragazzo, praticamente un bambino, un infante di 45 anni, sì, vorrebbe ritrovare suo padre. Suo padre che lo ha abbandonato anni fa e che vorrebbe rincontrarlo per ricucire i rapporti. Facciamo entrare con un grande applauso Fernandello. Buonasera. Buonasera Fernandello. Allora Fernandello, raccontaci la tua triste storia e facci piangere. Dai, facci piangere, stronzo. E come si fa? Dai, pezzo di merda, facci piangere. No, Fernandello, papà, non ci parliamo più. Allora, è una vita. Da quanti anni non vi parlate, stronzo? Uno. Quanti anni hai tu, stronzo? 45. Allora, vogliamo vedere se il nostro postino è riuscito a recapitare la lettera e l'invito a tuo padre, Antonio. Aia. Vediamo. Aia. Eccomi Mario, allora ho consegnato la lettera al signor Antonio e il signor Antonio ha accettato il tuo invito. Ma perfetto, speriamo che ti investi un pullman così almeno facciamo un po' di ascolti, porca troia. Bisogna piangere in queste trasmissioni, porcone. La gente deve piangere, fai qualcosa, coltella un passante. Allora, dai. Posso confermare che il signor Antonio è stato appena sbranato dal suo cane. Ma fantastico, facci vedere qualche immagine di sangue budella sul marciapiede. Fai spara un passante, fammi vedere il sangue, ma dai Mario. Postino del c***o, dai. Il sangue mi fa impressione. Bravo, piangi stronzo, piangi, piangi. Occhio. Sei pronto? Sì, pronto, buonasera, il signor Antonio? No, Francesco. Ah, signor Francesco, salve. Senta, però io per vedere se è lei devo farle prima tre piccole domande, posso? Posso, che domande? Allora, lei anzitutto è il signor Antonio Francesco, vero? No, è Francesco. Francesco, io so che lei è di Rende. Di Rende? Sì. Io sono di Terranova di Sibere. Ah, benissimo, di Rende. E poi infine so che lei vuole tanto bene a Berlusconi. Dov'è? Ok. Meglio. Quindi, signor Antonio, lei vuole venire a scoprire chi c'è dall'altra parte della nostra busta? No, che non mi interessa. A me mi hanno fregato, sono di quella cosa, saccano qua, a rintracciare, a mobiliare l'indisserico, senza, e lo impianto, che lo stato lo dobbiamo cacciarlo fuori, e io avrei fatto tutto, però insomma, per pagare un detto, non hai avuto l'opera da avere. Questa banca mi ce l'ha mia, mi ha negato, ha detto, lascia stare tuo paziente, a me io ho lavorato 40 Antonio, accetti l'invito del signor Mario? Di quale Mario? Che Mario? Mario dice posta per te. Sì, sì. Io aprirei la busta e le farei vedere chi c'è dall'altro lato della busta. Signor Antonio, buonasera, sono Mario De Filippo. Mario De Filippo. Bravo, bravo. Sì. Senta, allora, noi abbiamo qua nel nostro studio una persona che vorrebbe salutarla, una persona che vorrebbe ricucire i rapporti che pare si siano rotti nell'arco di questi anni passati in maniera molto lontana. Le passo il suo figliolo Fernandello. Ciao papà, sono Fernandello. Mandello. Hai capito che tu adesso non c'è completo tu, solo un po' là. Perché? Non so ciuto. Dai tu dico quello già, quando hai fatto già la soluzione. Cosa dici? Perché non ci parliamo più papà? Oh, ritorniamo. Ma io te merda. Tu è che ti c'è mannato, no, che ti c'è dato un palermo passato, mia! Ma perché non vogliamo rifare pace, bambino?
arriva. Molla. Scala, scala, scala. Pace, pace, pace. Vai a il merda, lasciatemi su. Bambino, ma io sto da solo, non ce la faccio a vivere! Nel mondo è male! Né tu né tutta la razza tua morte vive! Ecco allora, signor Antonio, stia calmo adesso, si rilassi, che suo figlio vuole cantarle una canzoncina per ripacificare. Ah, mio figlio! Prego, prego Fernandello, vai! Babino, babino, quando sei bello, babino, però quando parli non si capisce niente. Non moglie, moglie, non moglie, moglie, ne torna tutta la dove, morte vive. Ecco, guarda che bella canzone. Bravissimo, 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 bravo. Allora, bravissimo, è la parola giusta. Aspetti che la canzone non è finita, prego Fernandello. Ah. Mi sono comprato la chitarra. Ah, fa fare l'esame in d'angolo. Signori, imbattibile, inimitabile.